you fucking bitch. E la ragazzi, salve a tutti, bentornati con Super Paper Mario Wii. Sono l'Anulf e nella scorsa parte abbiamo battuto il primo boss, completando così il primo capitolo, e abbiamo ottenuto il secondo cuore puro, ovvero il cuore giallo, insomma. Poi abbiamo fatto una specie di tragitto con Peach e adesso ci ritroviamo qua, ovvero dovevamo parlare con Merlocchio, ovvero entrare nella sua casa. Com'è andata, cari amici? Avete trovato il cuore puro? Eccolo. Oh oh, quanta brillantezza. Questo è un pezzo autentico del cuore dell'innocenza. Sì, abbiamo incontrato Merlumina. Ce l'ha dato lei. Cosa? Lady Merlumina? Che onore, è una mia antenata. Un tempo era la più venerata fra i saggi. Merlumina e i suoi seguaci seguirono questa... costruirono questa città. Ecco perché siamo qui oggi. Ma, Mastro Merlocchio, cattive notizie! Che c'è? Calmati, ragazzo. Ecco! Ecco, è piovuta una ragazza dal cielo. Cosa? È piovuta una ragazza dal cielo? Com'è possibile? It's raining girls! Alleluia, it's raining girls. Basta, smetto. Non lo so, fai in fretta però. Prendi l'ascensore e vieni su a vedere. Subito. E tu Mario, seguimi. La tua presenza potrebbe rivelarsi utile. È piovuta... cioè Mario si era bloccato con l'indice su di lui. È caduta una ragazza dal cielo. Ma che... dove vanno? Oh, sì, lo so che l'ascensore è di là, eh. Qua. Giusto? Yes. Comunque sì, ecco, quello che abbiamo fatto la scorsa parte è quello. Adesso molto probabilmente da una parte, da un capitolo all'altro, farò un intermezzo, ovvero che passerò... Oh! Ah! Ecco, stavo guardando la torre quando è caduta giù dal cielo. Non mi sembra una faccia sconosciuta. Chi sarà mai? Che c'è? Oh! È mia amica! La principessa Peach? Allora lei è la principessa rapita dal Conte Cenere? Povera ragazza, deve aver attraversato un brutto momento, questo è certo. Sembra che abbia perso conoscenza. Sta tremando come una foglia. Che le sarà successo? Oh oh oh, ho un'idea. Quello oh oh sembra più la Bobba Natale. Mario, devi andare dalla cuoca Cipollina al primo piano di svolta di là. Di sicuro preparerà un piatto caldo e rivitalizzante per questa povera ragazza. Quando si riprenderà potremmo chiederle esattamente cosa è successo. Ora vai, trova la cuoca Cipollina al primo piano. Ok. Ci vediamo al primo piano. Ok. Se non sbaglio dovrebbe essere questa. Anche perché c'ha una pentola fuori. Sì, è lei. Può anche parlare. Non è che c'ha... Questi dolci sorrisi. I nostri piatti mettono il sorriso sulla bocca di tutti. Non voglio il sorriso, voglio mangiare. Cosa? Una tua amica è svenuta? Oh cielo. Ascoltami pasticcino, sembra proprio che abbia bisogno di una zuppa calda. Mi serve solo una fiammata per preparare una zuppa che riscalderà in un balino. Si trovano praticamente in ogni negozio, vai dove fai spese di solito e comprala. Portamene una pasticcino ed io preparerò una zuppa calda molto saporita. Oh, ma tu già possiedi una fiammata, vero? Che tipo previdente, dammela e preparerò subito una zuppa calda. Credo di averla trovata. Pasticcino, vuoi che prepari un piatto con... sì. Zuppa calda in arrivo, pasticcino. Hai un minuto di tempo. Oh la 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 la, questa è proprio una bontà. Perdono l'attesa, pasticcino, ma ne valsa la pena. Questo lo decido io. Cos'è questa merda? Questa zuppa fa schifo.
Questa zuppa fa cagare. Gliela do al mio cane? Li fa cagare anche a lui. Vuoi che muoro? Vuoi che muoro? Zuppa caldissima, dona 8 PV e cura l'avvelenamento. Con questa la tua amica dovrebbe risvegliarsi, pasticcino. Portagliela più in fretta che puoi. Chi ha capito cosa ho detto è un genio. Chi è che non può? Dai, chi è che non capisco. Vabbè, ci vediamo su al terzo piano. O quello che è. E che bisogno dell'ascensore. Io sono un vero uomo. Ok. Terzo piano. Tieni. Vedi la rovescia in testa. Ah. Oh, ha funzionato. Mi sento come se avessi mangiato la cosa più buona al mondo. In realtà non mi sento bene. Erano anni che non sognavo, una pietanza tanto saporita. Ehi, sono dietro di te. Oh, Mario, stai bene? No, scusa. Mario, stai bene? Ma dove siamo esattamente? Questa è svolta di là. Ah, ok. E voi chi siete? Mia cara, io sono Merlocchio e lei è un pixel, si chiama Consiglio. Vieni, riuniamoci tutti a casa mia. Spero che lì ci potrai... dire di più. E non solo. Tan tan ta! E prima che me ne rendessi conto mi sono svegliato e ho visto Mario e te, Consiglio. E questa è la storia della mia vita. Beh, cara, questa è certamente una storia che farà brividire. Oh, Mario, cosa sarà successo a Luigi e a Bowser? No. Hai ragione, non possiamo saperlo. Speriamo che stiano bene. Merlocchio, cosa dobbiamo fare adesso? E un cuore puro indicherà, la via verso il successivo, così è scritto. Ci sono altre colonne del cuore da trovare a svolta di là, baldi giovani. Quindi, quando troverete la prossima colonna dovrete inserirvi un cuore puro. Così facendo apparirà una porta per il mondo che nasconde il prossimo cuore puro. Il mio intuito mi dice che la prossima porta vi condurrà dalla misteriosa Merluna. Come me e l'argisto, Merluna è una degli antichi. Siamo praticamente cugini. Già, ho sentito che Merluna ha custodito a lungo un tesoro antico e segreto. Se l'intuito non mi tradisce, potrebbe essere il cuore puro che cerchiamo. Vi avverto, il profetico Slucis cita anche i poteri magici di Merluna. Dunque, dobbiamo solo trovare questa Merluna, giusto? Oh, 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 vai anche tu? Cerca di non stancarti, ti sei appena ripresa e potrebbe essere pericoloso. Beh, non posso mica rimanere seduta qui mentre tutti corrono a salvare i mondi, no? Dopotutto il vuoto che cresce nel cielo è colpa mia. Mia e di Bowser. No. Ormai ho deciso di andare, non si discute. Peach si è unito al gruppo, oltre a Mario puoi controllare anche Peach, ok. Dobbiamo trovare la prossima colonna del cuore. Questa principessa è proprio testarda, meglio così. Capocciata. Insisto perché prendiate questa. Vecchia chiave, una chiave per una porta da qualche parte in città. Una porta da qualche parte. Ci sono segreti in questa città che persino io ignoro. Questa potrebbe essere una delle chiavi per schiuderli, e non solo metaforicamente. Usate questa chiave in città, ovunque vada bene. L'intuito mi dice che dovreste poterla usare non lontano da casa mia. Io continuerò a consultare il profetico Slucis e a cercare indizi utili. Di certo questo antico tomo polveroso ha ancora molto da insegnarci, anzi moltissimo. Mario, principessa Peach, fate del vostro meglio per fermare i piani del conte. Andiamo Mario, vieni Consiglia. Cos'è adesso sta roba? Ti sei unita e fai già le decisioni? Eh? Ok. Sì, bravo. Ah sì, è vero, il parasole serve anche per proteggersi. Tipo da... dai semi che sparano lì... i cosi squagli... che si chiamano... qualcosa del genere. Fammi vedere. Sporca vacca. Dov'è? Dov'è?
Squig. Squig? Squig. I semi che lanciano gli squig vi proteggono da loro e dal resto anche, dagli altri cose lanciabili. In più si sblocca pietanze. In più si sblocca pietanze. Dannazione. Devo farlo davvero? Vedete tipo quello che abbiamo fatto adesso, c'è una zanzara che tra un po' me la mangio. Vedete che tipo prima abbiamo fatto la zuppa? Ecco, dobbiamo farne 98 ancora. E vai! E qua c'è il livello, i livelli insomma. Vedete tipo livello 1, 2, 3, 4. Poi vabbè, oggetti rari, pixel, oggetti. Ok, e personaggi possiamo cambiare. Yeah! Semplicemente. Bene, ci vediamo. Non mi ricordo bene dove si usa questa chiave, quindi adesso vado a cercare il punto in cui si usa appunto. Ci vediamo quando trovo il punto. Appunto. Bene, l'ho trovato. Praticamente mi ero dimenticato che ogni qualvolta scoprite una nuova abilità, in questo caso la prima e l'unica, ovvero di cambiare dimensione, o in alcuni, in la maggior parte dei casi, trovate un pixel, quel pixel servirà per sbloccare la porta successiva. Quindi in questo caso non serve molto Manolo, ma serve il la vostra abilità di cambio di dimensione per aprire appunto un cancello che ci porta dall'altra parte. Quindi adesso noi non possiamo più entrare di lì. Anche qua, qua ci sono sti mattoni, sti blocchi che per adesso non possiamo toccare. C'è un cartello. Qua ci sono dei blocchi. Okay. E abbiamo visto un corridoio qua. Cosa dice? Attenzione ai mostri. Ah. Corri, 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 corri. Ok. Mi ricordo che c'era un buco che era a tradimento. Ah sì, qua c'è una roba da fare. Mi ricordo che c'era qualcosa da fare, tipo cadere. Ah no, forse non è qua, ma è di qua. Se non ricordo male. Però di qua c'è qualcosa? Non mi interessa per adesso. Andremo giù nel tubo. Troveremo la soluzione per quei 4-5 pilastri. Andiamo un po' così. Wow! Come l'ho evitato? Ah, vi faccio vedere... Oh, oh, troll face. Vi faccio vedere... Peach. I semi. Spara. Non cadere giù. Vedete? No. Ok. Non sai dove andare? Svolta facile, no? Sì, grazie. Ah, qui ancora non possiamo farci niente. Ok, vi ho fatto vedere appunto... Uso il menu rapido che è più bello. C'era un buco in cui si cadeva, dannazione. Dopo lo cerco. A costo di cadere in giù in tutti i buchi che ci sono. Me ne frega. Lo trovo. Ah, oh, lì c'è un qualcosa. Dimmi, come si arriva fluttuando nell'aria? Aha. Quindi Peach. Vai. Vai. Yes. Vai. Vai. Yes. Vai. 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 Colonna del cuore. Allora, l'abbiamo già vista. Questa è la seconda del gioco. E attiviamola.
fantastica. È arancione questo, ok. E nuova porta. Mi piace un bordello sta roba. Tipo, attivi gli ingranaggi, si apre una porta. E tipo il coso per arrivare al livello lì è quello. No, schifoso. Trophies. Siamo a 50.000 punti, quanti? A 60.000, ok, a 60.000 saliamo di livello. Molto bene. Adesso qui non c'è niente. Adesso io voglio entrare in uno di quei buchi. Scorciatoia. Avete visto? Ok, questo non è un buco. Ah, si fa così, eh. Questo è un buco. Perfetto. Mi ricordo ci fosse tipo qualcosa. Una carta merlastra. Non si aprono da sopra gli scrigni, Mario. E questa? Merlocchio. Ok. Woohoo! C'era tipo lì... Io mi ricordo un qualcosa che mi diceva... dei pilastri. Forse mi sbaglio. No, c'era qualcosa. Devo cadere dentro a qualche buco. Tipo questo? No. Allora li provo tutti. Ah, no, che idiota, ok. Ok, niente. Quei pilastri teneteli a mente, che più avanti li ritroveremo. Intanto abbiamo sbloccato il coso. Oh, qua c'è. Vi ricordo sempre che ci siamo dall'altra parte, quindi non è che tipo potete entrare nelle porte. Adesso sì. Ok. Ho sbagliato. Vabbè. Perché devo salvare. Perché abbiamo concluso. Giusto? Sì. Direi che abbiamo anche ben concluso. Allora. Prossima parte di Super Paper Mario Wii. Entreremo nel secondo capitolo, nella seconda porta. Porta arancione. E appunto vedremo cosa ci riserva il passato. Per cosa sto dicendo? Perché? Perché io faccio le guide? Perché? Non so parlare. Quanto siamo? Una ventina di... Va bene. Niente, come ho già detto, la prossima parte entreremo nel secondo dungeon. Io salvo e noi ci vediamo alla prossima parte di Paper Mario Wii. Ciao a tutti. Beep, 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 beep. C'era un programma più pirata, aran generatore di insulti, spam, puzzone. GTR al calcio. Task manager.